Quante vittime, quanto sangue, quanto dolore legati alla questione delle frontiere, scriveva Kapuscinski in Imperium. Frontiere che hanno creato delle vere e proprie crepe, di cui oggi l'Europa, possiamo dire, è letteralmente piena. Adesso sto per presentarvi un ospite che, insieme a un compagno, a un collega, hanno realizzato un'opera veramente molto importante. Hanno tratto l'anima oscura dell'Europa e le conseguenze della sua crisi identitaria. Sono il giornalista Guillermo Abril e il fotografo Carlos Pottorno, che è qui con noi. Grazie Carlos. Grazie. Di essere qua. Grazie. Allora, abbiamo scritto un po' di cose. 3 anni di viaggio, 25.000 foto, filmati, appunti, decine di articoli e un WordPress foto vinto. Il tutto condensato nelle pagine di questo libro, che vi faccio vedere, La Crepa, che è un libro fotografico, ma trasformato, è un vero racconto, una narrazione, potremmo definirla graphic novel, però è molto di più, perché non è frutto appunto di immaginazione, però è frutto dei vostri servizi, della vostra inchiesta, dei vostri reportage. Mm-hmm. È un libro molto forte che io ho sfogliato con attenzione e ho letto tutti i commenti, quindi vi invito davvero a leggerlo. La Crepa, edito da ADD Editore. È un libro suggestivo che racconta un grande tema della nostra contemporaneità, lo scontro fra i popoli. Come nasce l'idea? Beh, l'idea, la base, nasce come semplicemente un incarico dalla rivista per cui lavoriamo, Il País Semanal. Ci chiedono di andare alle frontiere del sud dell'Europa prima per fare dei reportage, per vedere che succede, che sta succedendo a Melilla, nel mare Mediterraneo, che sta succedendo nei Balcani, in Grecia. E così abbiamo cominciato a lavorare. Poi dopo ci siamo detti, ma ci sono altre frontiere in Europa che arrivano fino al nord. Abbiamo continuato questo viaggio qualche mese dopo e poi ci è venuta in mente l'idea di farne un libro e poi ancora un'altra idea di farne un libro un po' come un fumetto, una graphic novel. Per arrivare un po' a tutti. Io prendo una frase che voi avete scritto alla fine, no? Uno dice, parto dalla fine, perché voi avete detto, abbiamo iniziato il viaggio senza sapere esattamente che cosa avremmo trovato. Torniamo a casa con la sensazione di doverlo raccontare. Quindi dopo questa vostra esperienza avete detto, dobbiamo fare di più. È esattamente così. Noi siamo partiti, come tanti giornalisti, con delle idee, ma anche con delle incertezze, senza sapere esattamente cosa avremmo trovato. Dopo che abbiamo visto tutto questo, ci siamo detti, questo bisogna raccontarlo, e bene anche. Allora, vorrei far vedere anche alcune strisce del vostro libro, che nel frattempo stavo vedendo, stanno andando in onda, no? Vogliamo spiegare al pubblico la novità di questo linguaggio, che è fatto, come dicevamo prima, attraverso le tue foto, che poi sono state trasformate come se fossero un fumetto. Quindi è un messaggio che può arrivare a tutti, però un messaggio che racconta delle storie struggenti, fondamentalmente delle storie di dolore, di disperazione. È una storia inquietante, la storia dell'Europa contemporanea, che ci siamo resi conto, tutto un tratto ci siamo svegliati con l'Europa che non funziona più. Fino a poco tempo fa sembrava questo grande treno che non si fermava davanti a nulla, che andava tutto bene, e tutto a un tratto ci accorgiamo che invece è pieno di crepe, è pieno di pericoli. Io prima ho detto, 70 anni fa si sognava, no? Molte persone dicevano, l'unico modo per arrivare alla pace è immaginare un'Europa senza frontiere, con una moneta unica, senza limiti, senza muri. E invece adesso siamo tornati molto indietro rispetto a questo sogno. Eh sì, stiamo andando indietro per diversi motivi, ma succede che effettivamente sta crescendo in qualche modo il nazionalismo all'antica, il nazionalismo dell'Ottocento quasi, un nazionalismo. Molti credono che richiudersi in se stessi potrà portare delle soluzioni a dei problemi che in realtà sono globali, quindi sembra che non funzioni questa idea. A me sembra di non funzionare, invece sta diventando molto popolare. Non funziona proprio, insomma, no? Possiamo dire così. Voi siete stati a Lampedusa, anche questa una importantissima frontiera, no? Sì. Che non dovrebbe essere, perché un tempo era soltanto un'isola bellissima, adesso è diventata una frontiera molto importante che tutti sognano.
Quando siete stati a Lampedusa, so che siete stati molto colpiti, perché voi siete arrivati un anno dopo la tragedia dove sono morte centinaia di persone, però non era finito, perché non finisce mai, ogni giorno, anche oggi abbiamo ricevuto notizie stamattina dell'ennesima tragedia nel nostro mare. Che cosa è successo esattamente? Quando siamo arrivati a Lampedusa, in quel momento il centro per rifugiati era chiuso, c'era stato anche qualche scandalo qualche mese prima, e quindi non c'era movimento in quel momento. Tutto fermo. Tutto fermo, nessuno arrivava lì, non c'erano neanche... faceva anche brutto tempo, non abbiamo neanche potuto fare una pattuglia, non abbiamo fatto niente, però abbiamo trovato questo museo creato e tenuto da questo cantautore attivista Giacomo Sferlazzo, un uomo molto impegnato che ha creato questo museo degli oggetti persi, questo museo dell'orrore con tutti gli oggetti trovati nelle spiagge dopo i naufragi. Quindi che purtroppo rappresentano le poche proprietà o i pochi sogni delle persone che poi non hanno potuto realizzare niente di quello che si aspettavano. Voi, quando siete arrivati lì, avete anche avuto la possibilità di documentare un'operazione di salvataggio in mare e il vostro filmato ha vinto il World Press Photo nel 2015. Vi facciamo vedere un estratto di questo reportage. Bianco. Gomone Charlie 1. Sì, Charlie 1 avanti. Se qualcuno parla inglese o una lingua con cui si può comunicare, chiedetegli com'è lo stato dell'imbarcazione. Sì, chiedevo se è possibile cominciare ad avvisare 6-8 che l'abbottaggio sarà un po' dritta dello spot. 30 salvagenti passati. Ecco, come dicevo, questo è un estratto di un reportage che ha valso un premio perché fondamentalmente è una forte denuncia, no? Denuncia purtroppo del rischio di vita della maggior parte della gente che vuole arrivare a Lampedusa. Quando voi siete arrivati lì e avete fatto le fotografie di quegli oggetti, quanto avete percepito la sensazione che per queste persone Lampedusa è la salvezza, è una nuova vita e poi molte volte è una grande delusione? Ma in effetti questi oggetti, quello che succede è che sono molto eloquenti. Quando uno vede quelle piccole cose fatte per pescare o per prendere dell'acqua, uno si rende conto cosa vuol dire andare in mare in una di queste barchette, perché uno porta il cibo, porta l'acqua, ma non sa mai se le cose vanno bene. Se le cose vanno bene uno arriva a Lampedusa in 48 ore, invece se le cose vanno male, che capita spesso, potrebbe ribaltarsi la barca, ma uno potrebbe anche rimanere senza acqua, senza cibo, allora bisognerà pescare. Ecco, questi oggetti sono testimoni di queste situazioni molto molto precarie, con delle bottiglie, delle cose veramente semplicissime che poi uno si rende conto. Raccontano tanto, anche per questo questa pagina è muta, non c'è neanche una parola perché non ce n'è bisogno. Non c'era bisogno. Ma contro la xenofobia imperante, che cosa si può fare secondo te? Oddio, questa è una grande domanda. Dice a saperlo. Contro la xenofobia sicuramente conoscere, cioè sapere
di cosa ha bisogno colui che ha bisogno, sapere quali sono le sue intenzioni. Diciamo, la conoscenza, conoscersi è già qualcosa di molto importante. Quindi, perché uno ha paura dello straniero quando non sa che cosa succederà quando questo straniero arriva? Vengono a rubarci il lavoro, vengono a prendersi le nostre tasse, vengono a cambiare il nostro modo di vita. Ecco, tutte queste cose sono delle domande che sono anche legittime, le paure, è una cosa umana. Poi bisogna dare delle risposte a queste domande. Guarda, non vengono a rubare i tuoi soldi, non vengono ad essere terroristi, non vengono... Bisogna farsi queste domande e risponderle con delle informazioni veramente, non con dei rumori. Carlos, io voglio far vedere ancora questo libro che è veramente molto prezioso, La Crepa. E guardate, è una graphic novel, si chiamano così, ma in realtà secondo me c'è molto di più in questo libro. Quindi vi faccio tutti i complimenti del mondo. La Crepa. Grazie.